forever. Buonasera, buonasera e benvenuti al quarto appuntamento della nostra serie di incontri dal titolo Luzzati Collage, che nell'occasione di questo centenario per il compleanno di Emanuele Luzzati abbiamo dedicato a Luzzati e ai suoi incontri. Abbiamo
abbiamo avuto il piacere di ospitare tante persone che ci hanno raccontato di Luzzatti, partendo sempre da un titolo, da una frase attorno alla quale abbiamo chiacchierato con gli ospiti. La frase che abbiamo scelto oggi è "Facciamo insieme teatro", che è una frase molto importante per noi della Fondazione Luzzatti Teatro della Tosse. È un po' è il titolo di un libro che hanno scritto a quattro mani Emanuele Luzzatti e Tonino Conte, che per noi rimane ancora una guida per un modo di fare teatro, una guida per il nostro modo di fare teatro, che speriamo di continuare di riuscire a fare ancora. Abbiamo anche oggi diversi ospiti, l'avete visto nella copertina, e andiamo in ordine cronologico nel raccontare gli incontri fondamentali che sono avvenuti in teatro a Genova, raccontando diciamo due poli diversi che sono in continuità tra di loro, ma che insomma rappresentano un'unica storia, e che sono la Borsa di Arlecchino e il Teatro della Tosse. Oggi è un giorno particolare, abbiamo scelto di fare questo incontro il 13 di giugno, di domenica, tutti gli altri li abbiamo fatti di venerdì, perché il 13 di giugno è il compleanno di Tonino Conte, e quindi ci sembrava bello e giusto dedicare all'incontro tra Tonino e Lele proprio questa giornata, insomma che la giornata del compleanno di Tonino. Ora, come primi ospiti che chiamo a intervenire, non sono qui con noi ma sono da remoto, e sono Livia Cavalieri, che è docente di storia del teatro dell'Università di Genova, insieme a Claudia Lorenz, che non presento io ma che lascio presentare a Livia Cavalieri. Eccoci, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, grazie Amedeo, siamo qui con Claudia. E proprio Facciamo insieme teatro è una storia importante per Claudia e Lele, che hanno fatto tanto teatro insieme e anche tanto teatro con Tonino. Claudia Lorenz è una danzatrice classica di formazione. Hai danzato col Kohlberg, con Roland Petit, hai vinto una Maschera d'argento nel 1953. Sì, Tarantella napoletano. Ma da questo sostrato, da questo background classico, Claudia ha deciso abbastanza presto di rompere gli schemi, questo anche grazie a un rapporto molto intenso con una sorella speciale, Medio Bolensky. Sì, faceva anche danza moderna, improvvisazione, era molto avanti. Medi era molto avanti, e lo è stata anche Claudia, che dalla danza classica ha poi trovato la sua strada come attrice, mima, coreografa, in un teatro in cui ha sempre dominato il registro, direi il registro parodico, il registro boulevardier, un teatro anche. Molto della riscrittura. Sì, senza prendersi troppo sul serio, possibilmente. Immagino sia un consiglio che ci stai dando, Claudia. Va bene, noi non ci prendiamo sul serio. E diciamo subito però che con Claudia, tu Lele l'hai conosciuto praticamente quasi subito. Sì, subito dopo la guerra, a Genova. Lo portò a casa nostra Fersen, che già conoscevamo, e appena incontrati, chiacchierando, abbiamo scoperto che abbiamo il compleanno lo stesso giorno, con qualche anno di differenza. E da quel giorno abbiamo festeggiato il nostro incontro, sempre, è andato avanti per tanti, tanti anni. Ecco. Quindi il 3 giugno, forse del 1950-51, è stato il primo compleanno che avete festeggiato insieme, e da lì ne avete festeggiati tantissimi. Sì. Se non insieme, per telefono, senz'altro. Claudia, adesso noi torniamo a parlare di Lele, perché questa puntata perché Luzzatti Collage è dedicato, certo, a Lele, e parleremo anche di Tonino, visto che anche il suo compleanno. Siete tutti di questi, sì, tempi, siamo tutti gemelli, tutti, sì. Buffo. Ma prima di arrivare lì, volevo chiederti una cosa che mi stavo domandando. Tu ti chiami Claudia Lorenz, però sono andata a controllare all'anagrafe, veramente c'è un altro cognome, sì, Fernström. Ma siccome a un certo momento che ho cominciato a lavorare parecchio, questo nome era diventato la Ferrustrona, le Ferrustrone, perché eravamo in due, allora mia mamma ha detto: ma no, prendi il nome della nonna, Lorenz, perciò è un nome di famiglia che mi sono presa, che mi piace.
Che è diventato il tuo nome d'arte. E allora, senti, con Lele vi siete conosciuti all'inizio degli anni 50, grazie a Fersen, e mi pare di capire che dietro al tuo arrivo alla Borsa di Arlecchino ci sia proprio lui, o mi sbaglio? Sì, sì, lui mi telefonò, mi disse, ma vieni qua a Genova, che Dado sta facendo delle cose interessanti, io ero senza lavoro e sono venuta subito. E così ho incontrato anche Paolo. E con Dado Trionfo abbiamo fatto questi spettacoli un po' particolari dove c'era un po' di danza, un po' di mimo, un po' di canzoni, e Lele veniva a trovarci spesso e anzi si frugava nell'infanzia, perché a Dado piacevano molto le canzoncine dei bambini e io mi diceva, cosa ti ricordi? Ho fuxto, sti ganske stolni, oppure oppure, e lei le diceva, e quelle francesi? Mon petit, no, sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse, tutto con le mesdames font comme ça. E molte canzoni francesi ce le aveva ricordate Lele, che quando veniva assisteva alle prove e ci faceva compagnia, ecco. Ma voi eravate così amici e così amanti della Francia che credo che lei le sia anche venuto a trovarti una volta a Parigi. Quello è stato molto importante. Io ero a Parigi per studiare, per perfezionarmi in danza classica, e quando lui venne a trovarmi mi fece sentire l'Edith Piaf, Serge Giffard, Catherine Dunham, insomma un sacco di cose che avrei perso. Fu veramente un momento bellissimo. Ed era bellissimo, credo, ogni volta che veniva a trovarvi Lele alla Borsa, dove lavoravate su un palcoscenico piccolissimo. Sì, piccolissimo, e quando si doveva ripassare qualcosa si andava davanti al cesso perché era l'unico posto libero. E Lele questo l'aveva sottolineato anche, diceva, guarda dove andate sempre a provare, sempre lì, e dico, sì. Sì. La Borsa, bisogna ricordare, adesso sono passate alcune immagini, avete visto il bellissimo manifesto che ha appunto disegnato Lele come regalo alla prima compagnia della Borsa, perché la Borsa, lo ricordo, era un caffè teatro che si trovava proprio sotto il Palazzo della Borsa, dove adesso c'è una magnifica mostra dedicata a Luzzatti. Anzi, se ci passate e siete curiosi di vedere i resti della Borsa d'Arlecchino, potete provare a chiederlo ai baristi del Mente Locale, perché è proprio il piano sotto Mente Locale. Sì, com'era la Borsa d'Arlecchino, sì, proprio lì. Proprio lì? Proprio lì. Oh. Era un luogo, era un caffè sotterraneo. Sì, piccolissimo, con un palcoscenico minuscolo, e come dico, quando si doveva ripassare e provare si andava davanti al cesso, che era l'unico posto libero. La Borsa è stato un luogo speciale per Genova, è stata la prima scena d'avanguardia della città di Genova, la prima scena che ha provato anche a regalare, a offrire ai giovani e comunque a chi in quel momento stava cercando una proposta un po' diversa, un'alternativa a quello che era il teatro allo Stabile, sì. All'ex piccolo teatro della città di Genova, dove tra l'altro tu hai fatto delle coreografie comunque, perché sei passata anche di lì. Sì, è vero, anche quello. Sì, ma Lele insomma ci teneva compagnia soprattutto. E poi volevo dire che adesso stiamo preparando uno spettacolo dedicato a Lele. Io e Marco Begliuli, che è un giovane attore e danzatore che ha avuto la stessa scuola, la stessa preparazione. C'è solo una piccola differenza, che io ho molti anni, molti, 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 questo tutti lo sanno, e Marco ne ha molti meno. Insomma, io sono il passato, lui è il futuro, insieme facciamo qualcosa nel presente. Nello spettacolo ci sarà un pezzetto di Uburé e poi alla fine un po' del Pulcinella. Tarantella, tarantella, tarantella di Pulcinella. Che cos'è questa storiella?
un sogno, una farsa, io non so che cosa sia, ma cos'è questa storiella? Forse un sogno, una magia, io non so che cosa sia, ma dite la vostra, io ho detto la mia, e se la vostra sarà più bella, vi regalo una caramella. E anche noi vi regaliamo una caramella? Sì. E siamo curiose di sentire i prossimi ospiti. Va bene, arrivederci allora intanto. Grazie mille, grazie sia a Claudia che a Livia, grazie per questo bellissimo racconto. E adesso allarghiamo qui nel foyer del Teatro della Tosse, dove accanto a me ci sono Maria De Barbieri e Emanuele Conte, con i quali vogliamo raccontarvi un'altra esperienza. Adesso prima Livia ha parlato della Borsa d'Arlecchino come primo teatro d'avanguardia che nasceva come parallelamente in contrapposizione a quello che era il teatro stabile di allora. Anche il Teatro della Tosse è nato un po' con questo intento, diciamo. Se ce lo vuole raccontare, Maria, le passo la parola. Ma allora, diciamo, mi si sente, sì? Ecco. Parliamo del primo contatto tra Tonino Conte e il teatro, cioè la Borsa d'Arlecchino. Fu catturato come spettatore, era sotto i portici di Via 20 Settembre e non c'era abbastanza persone, perché questa è stata veramente un'esperienza molto avanti, la Borsa d'Arlecchino, e lui fu catturato e così conobbe Trionfo, conobbe Lele, era Arnaldo Bagnasco che lo catturò, lo vide e dice ma abbiamo bisogno di pubblico e lo portò dentro la Borsa. Allora diciamo che quel seme è venuto poi fuori dopo molto tempo. Tonino ha lavorato insieme sempre con Luzzatti anche al Teatro Stabile. E poi a un certo punto, finita l'esperienza con lo Stabile, pensò, insieme a Lele, ma anche di sua idea, che doveva nascere qualcosa di diverso. E allora, forse, anzi decisamente, i tempi erano più maturi. Cioè, c'era voglia di qualcosa di diverso. Mentre la Borsa fu assediata, letteralmente, davano i volantini legionari di Cristo davanti alla Borsa dicendo che era un teatro scandaloso, quindi fu un'esperienza veramente difficile. Quando aprì il Teatro della Tosse si sentì che questa cosa era nell'aria, cioè si sentì che la gente aveva voglia. Il Teatro Stabile era una realtà importantissima, ci andavano, pare che avesse 15.000 abbonati, qualcosa di veramente strepitoso. Il problema degli abbonati era che non trovavano posto in prima fila. Però evidentemente c'era anche voglia di qualcosa di diverso, di qualcosa che non c'era. E quindi Tonino, insieme a Luzzatti, interpretò questo bisogno grande di fare qualcosa di nuovo e mise insieme un numero ragguardevole e interessante di persone, e spero di non dimenticarmene nessuna, Eugenio Bonaccorsi, Gianfranco Bruno, Ivano Fossati, Oscar Prudente, gli attori che allora componevano la compagnia, tra cui Piero Boragina. In seguito poi si aggiunse Aldo Trionfo e in seguito mi aggiunsi anch'io, e qua Non partecipai a quella prima serata, me la raccontarono. La prima serata, il 5 ottobre, con l'Uburè, che era uno spettacolo che Tonino aveva fatto sempre con Luzzatti al CUT ed era stato un grande successo anche internazionale, aveva visitato festival, eccetera, c'era la coda, una cosa che alla Borsa purtroppo non era mai successo, cioè si capiva che nell'aria c'era voglia, c'era persino Ivo Chiesa in coda, bisogna dire chapeau, perché incuriosito venne e insieme a tantissimi altri, salita della Tosse e un po' in discesa, e quindi questa coda si vedeva tutta, e i cronisti di allora, tra cui Mauro Manciotti, parlarono bene dello spettacolo, ma dissero anche sembrava un po' Parigi, c'erano gli alberi, c'era il cortile. Però oltre all'inaugurazione bisogna dire qualcosa del nome,
perché nel nome c'è molto di quello che la Tosse voleva fare. A quei tempi il teatro era molto impegnato, per essere moderni bisognava essere impegnati. Streller faceva Brecht e allo Stabile si facevano i 5 giorni al porto, cioè cose serie, impegnate, di sinistra. E i teatri Stabile avevano una funzione importantissima, avevano convinto operai impiegati ad abbonarsi ed andare a teatro, quindi molto importante. Però c'era anche voglia di qualcosa di diverso e la Tosse si chiamò Tosse, mentre a quei tempi i teatri si chiamavano Teatro Uomo, Teatro degli Uguali, Attori e Tecnici, cioè c'era una forte impronta politica. Si distingueva un po' il Teatro dell'Elfo perché si proiettava già sulla fantasia. Invece si discusse, veniva Teatro Altro, cosa facciamo, come ci chiamiamo? E l'idea fu di Lele, Tonino gliel'ha sempre riconosciuto, ma siamo in salita della Tosse. Chiamiamoci Teatro della Tosse. E questo fu molto magico, molto molto magico, perché sorpassava queste ideologie che erano già morte in realtà, però non se ne rendevano conto di essere morte. E da allora, lo sa anche Emanuele, tutti i dibattiti, tutte le cose a cui abbiamo partecipato, c'è sempre qualcuno che chiede perché Teatro della Tosse. Pensano che la gente tossisca in sala. E quando diamo la spiegazione più semplice, tutti rimangono meravigliati. E Lele scrisse, a parte questa invenzione fantastica, scrisse cose molto belle. Disse, è un nome che suscita sempre una domanda. Cioè, si dice perché. E diciamo, se il teatro non suscita una domanda, se non è un po' divertente, un po' tragico, se non fa venire in mente qualcosa di nuovo, non è teatro, o perlomeno non è il nostro teatro. Grazie Maria. Qualcosa d'altro. No, non devi dire, hai detto una cosa che è, in qualche modo, infatti vedo Emanuele, anzi la passo a lui direttamente la parola su questo, vedo Emanuele che fa sì con la testa insieme a me, mentre parlavi eravamo tutte e due che facevamo sì con la testa, perché questo manifesto, possiamo quasi chiamarlo così, anche se abbiamo detto non facciamo il teatro impegnato, sì, però facciamo. Questo manifesto su un modo di fare teatro è quello che noi cerchiamo di fare ancora. Sì, c'è da dire che mi piacerebbe solo aggiungere che la Borsa di Arlecchino fu il primo teatro, uno dei primi teatri in Italia a portare al Teatro dell'Assurdo. Il Teatro dell'Assurdo, Gelderod, Beckett, Ionesco. Ci fu anche un incontro abbastanza curioso di Luzzatto e Trionfo che andarono a prendere Ionesco alla stazione perché volevano parlargli, poi non credo che venne proprio a teatro, però andarono alla stazione per prenderlo dal treno, il treno arriva, scendono tutti i passeggeri e Ionesco non scende, forse c'era anche Miria Selva, non so, il treno riparte e lei lo raccontava sempre, e Ionesco era sull'altro binario, sul binario sbagliato. Tipicamente ioneschiano. Esatto, e lo raccontava perché era nella cioè in Ionesco c'era tutto il suo teatro in qualche modo. Mi piace parlarne perché poi in realtà il Teatro della Tosse, nasce con Luburè, appunto messo in scena, come diceva Maria, nel 68, che è il di Jarry, che è il capostipite del Teatro dell'Assurdo e di tutto quello che diventerà il teatro moderno in un certo senso. Trionfo e Luzzatti hanno cambiato il teatro, questa è una cosa che va detta, hanno collaborato e guidato un teatro, appunto la Borsa di Arlecchino, che si era preso dei grandi rischi, sovvenzionati fortemente da Aldo, perché non esistevano finanziamenti pubblici per iniziative di questo tipo. Fu un fallimento colossale da un punto di vista economico, eppure diventò un punto di partenza per tanti teatranti, per tanti giovani e poi per una drammaturgia contemporanea che si affacciava finalmente anche in Italia e quindi segnava un passo importante. Trionfo non viene mai ricordato sufficientemente perché il teatro di regia del Novecento gli deve tantissimo.
anche Tonino, mio padre, sapeva benissimo che tutto quello che lui faceva in teatro in qualche modo derivava da un lavoro fatto da Trionfo, ne era perfettamente consapevole. L'uso delle musiche, per esempio, usare delle musiche che non erano, che venivano da qualsiasi, potevano venire dalla canzone, dalla canzonetta, come dall'opera lirica, come dalla musica da film, era un modo di fare teatro che all'epoca era assolutamente innovativo. Questi personaggi andrebbero ricordati di più, sono felice che noi riusciamo a farlo con questa iniziativa attraverso Lele, che è un nome molto più riconoscibile, perché è chiaro che uno scenografo, un illustratore lascia delle opere, il dramma dei registi che lasciano un lavoro che in realtà scompare subito. Certo, adesso li possiamo registrare, ma naturalmente uno spettacolo registrato non è la stessa cosa di uno spettacolo visto dal vivo. Quindi è un'arte molto, un'arte minore in qualche modo, è un'arte più sfortunata, è un po' come il bassista del gruppo. C'è, è importante, ma non è il primo che ti viene in mente. Invece la regia, il teatro di regia del Novecento, è quello che ha permesso il teatro contemporaneo in qualche modo. Maria, prima di cominciare volevi mostrarci un reperto che adesso mi piacerebbe che tu facessi inquadrare dalla telecamera. Così. Sì, così va benissimo. Adesso poi fra un po' lo vediamo inquadrato in primo piano. Ecco, perché la cosa interessante è che cosa ha rappresentato all'inizio il Teatro della Tosse, non soltanto come un teatro, ma proprio come un centro culturale. Difatti, è una cosa che non ho trovato oggi, era a questo Tonino teneva tantissimo, e che era centro culturale Teatro della Tosse, non solo teatro e non solo compagnia. E la cosa singolare, eravamo nel 75, è che spaziò in diversissimi campi. Alcuni diventarono, diciamo così, delle costanti del Teatro della Tosse. Per esempio, venne fatta una mostra gigantesca su Ubu dentro l'Accademia. Mi ricordo che c'era un corridoio in cui si passava, tutto disegnato da Luzzatti, e poi c'era un Ubu fatto di scatole, gigantesco, penso che fosse alto 6 metri, su cui Peppi Morgia scatenava delle luci stranissime. Quindi, diciamo, c'era l'avanguardia visiva, la mescolanza dei linguaggi, cioè tutte cose che la Tosse ha continuato. Altre cose un po' si sono perse, se ne sono fatte altre, il teatro internazionale, il teatro fuori dal teatro, però alcune cose vennero invitati personaggi importantissimi dell'avanguardia, e si fece il cinema, che è una delle cose che forse poi è più difficile da riprendere, e fu fatta una rassegna dei fratelli Marx. E questo libretto è una cosa, cioè si legge in una sera, è di un divertimento, diciamo che un po' dello spirito dei fratelli Marx ha appartenuto ai fondatori del Teatro della Tosse, perché erano veramente dei personaggi spericolati. Come saprete, Gruccio ha vinto una causa contro una major enorme, perché diceva: ma perché pretendete di chiamarvi fratelli? Siete voi che copiate noi. Noi siamo i veri fratelli. E scrisse talmente tante lettere a questa grande casa di produzione che alla fine loro, disperati, rinunciarono. Era la Warner Bros. Cioè, mica niente, perché avevano fatto un film dove c'era il nome Casablanca, e la Warner Bros. Ha fatto il più famoso Casablanca del mondo. Ma non l'ebbero vinta, e quindi diciamo che in questo spirito un po' folle di averla poi vinta alla fine, e c'è qualcosa che si ritrova nel seguito del Teatro della Tosse, che in un certo senso fu rifondato tante volte. Fu rifondato all'Alcione quando facemmo il Teatro Internazionale, a cui la gente si picchiava per venire, una cosa pazzesca. Alla fine di questa rassegna di Teatro Internazionale, mi ricordo, ero vicino a Tonino, gli telefonò Ivo Chiesa e gli disse: ma perché non lo facciamo insieme? Tonino, ti prego, non abbiamo una lira, facciamolo con loro. E Tonino dice: no, è una cosa che abbiamo cominciato noi e che deve rimanere una nostra caratteristica. Fu rifondato venendo qua in Sant'Agostino, e fu rifondato con i grandi spettacoli all'aperto, e fu rifondato quando Tonino decise di lasciare il Teatro della Tosse, e subentrarono le persone che adesso lo dirigono, e ci fu anche Massimiliano Civica, ci fu Fabrizio Arcuri, ma diciamo che si voltò pagina e fu un'altra fondazione.
Quindi, pur essendo vecchi, ci siamo fondati un sacco di volte e quindi questo ci svecchia un po'. Continuiamo a rinascere, diciamo. Sì. Visto che hai parlato del teatro fuori dal teatro, chiedo per favore ad Andrea di mandare delle immagini molto belle, particolari, che si fanno riferimento a Pescia, quindi a un Pinocchio realizzato a Pescia. E non so, chiedo sia a Emanuele che a Maria se vogliono commentare queste immagini, perché insomma nella storia del Teatro della Tosse andare fuori ha avuto un grandissimo significato. Io però prima, anche se non sono in video, vorrei fare gli auguri a Claudia Lorenz per il suo compleanno, perché se lo merita, le voglio un bene dell'anima. Oh, come posso dire? Pensiamo che avrai moltissimi altri compleanni, magari più dei nostri, Claudia. Non so, non credo, non vediamo, credo. Dai. Io ne ho avuti molti. Oh, grazie, almeno posso dire grazie. Se ciao Claudia. Ho avuto ancora auguri, ne ho avuti un bel po', ma i vostri sono particolarmente graditi. Siamo tutti dei gemelli, guarda, siamo tutti della stessa famiglia. Siamo anche una loro. Grande famiglia, bene, bene, mi fa piacere. Anche tu? Eh sì, dal anche 23 tu? Maggio. E anche mia figlia, noi siamo tre generazioni, papà, io e mia figlia, in scala. Beh, ma adesso stupendo. Torniamo pure al Pinocchio di Pescia, che sono immagini meravigliose. Ah, che bello. Sì, allora, le immagini del Pinocchio di Pescia, Maria, se vuoi raccontarci, allora, tu, sì, lì vedo Tonino. Nacque l'idea di fare, cioè ci chiesero per il centenario, dal comitato per il centenario di Pinocchio di fare un gigantesco Pinocchio, e la cosa fu presa molto alla lettera, perché venne fatto un palcoscenico di 120 metri che attraversava tutta la Pescia, a una piazza molto grande. Poi vennero fatte altre cose a Collodi, c'era anche la Mara Baronti che raccontava. L'evento centrale, avete un'idea di che cosa fosse la gente? Fu questa grande processione, e vestirono tutti, anche me, anche te Emanuele, vestirono tutti, tutti. Io. È impossibile, non c'ero. Non c'eri. Allora, e poi l'altra cosa gigantesca, e ci viene la pazza idea di far venire la padella del pesce di Camogli per fare rappresentare il pescatore verde. Verde. E questa padella era un trasporto eccezionale, dovemmo chiedere un sacco di permessi alle prefetture. Io mi ricordo che eravamo a un certo punto in coda in macchina dietro a questa padella immensa, e i pescatori di Camogli erano arrabbiatissimi di doversi vestire in costume da pescatori verdi. Però anche questa padella, anche questa idea assurda di questa padella, ebbe un successo pazzesco, e credo che Pescia amò Camogli moltissimo a partire da questa data del compleanno di Pinocchio, e poi si rassegnarono i pescatori a rimanere pescatori verdi almeno un po' nella loro vita. Vorrei aggiungere, se possibile, che Lele fino a quel momento non amava Pinocchio, non era un personaggio che non gli piaceva, non era un personaggio con cui non si trovava, non l'aveva mai preso in considerazione. Dopo Pescia invece diventa, come Pulcinella, come Papageno, uno dei suoi personaggi che illustrerà in milioni di miliardi di modi, facendo anche tanti spettacoli, ma fino a quel momento non gli era simpatico. Una nota. E quando inventarono Pinocchio, loro lavoravano molto, cioè Tonino abitava sotto casa di Luzzatti, quindi ogni sera si vedevano e inventavano delle cose, e lavoravano molto sulle illustrazioni, e mi ricordo che una parte dello spettacolo nacque da una cartolina che portò Lele a casa, dove c'erano dei Pinocchi in bicicletta, e allora dissero tutti e due: questi sono i Pinocchioni. E quindi nel Pinocchio, nel Campo dei Miracoli o Il Sogno di Pinocchio, ci sono dei personaggi drammatici,
tragici, brutti, che fanno il coro dello spettacolo, anche esemplificare, se vogliamo, un lato noir che in Lele era molto presente. E mi ricordo che dei bambini scapparono dalla sala piangendo e dicendo: sono bruttissimi. Cioè, questo elemento tragico non è che fosse amato da tutti, anche se lo spettacolo ebbe successo e fu molto bello. Beh, questo spettacolo, quelle immagini che abbiamo visto di Pescia, poi se vogliamo mandare anche le altre immagini di spettacoli di teatro fuori dal teatro, hanno inaugurato una stagione fondamentale per il Teatro della Tosse e per il sodalizio tra Tonino e Lele, alla quale anche tu, Emanuele, hai lavorato molto, no? Poi negli anni, di questi spettacoli che sono stati realizzati sulla diga, nei forti. Stiamo vedendo i tarocchi. E... si è visto Ceresetto per un attimo. Più che spettacoli erano delle vere e proprie avventure, perché venivano messi in scena con mezzi che non erano assolutamente adeguati a spettacoli di quelle dimensioni. Nonostante quello, furono spettacoli che hanno avuto un grande successo. Sono nati anche, come sempre, le crisi portano qualcosa di buono. Maria lo ricorderà, tarocchi arrivò in un momento dei spettacoli più di successo, quello del Teatro della Tosse, arrivò proprio in un momento di difficoltà in cui si era assolutamente necessario incassare. E direi che poi il successo è andato anche al di là delle aspettative, al di là dei progetti, ma nacque proprio con la necessità di sopravvivere. E dalle carte che Lele aveva disegnato, Bruno Ceresetto trasse costumi e scene e creò dei mondi. Poi i testi furono di Tonino e di Giampiero Aloisio, e ci fu anche questa commistione drammaturgica fra la scrittura di Tonino e la scrittura di Giampiero, che erano mondi diversi ma che insieme facevano la differenza, che creavano comunque un linguaggio nuovo. Oggi ho scoperto poco tempo fa che quel teatro che noi facciamo da 40 anni si chiama teatro immersivo ed è una forma di teatro contemporaneo che in Europa si sta espandendo molto e che può diventare anche per noi, che è stato il nostro passato, può diventare ancora il nostro futuro. Naturalmente noi in questi anni con Amedeo, poi dici Amedeo, dici tu ci hai lavorato, ma io e te di questi spettacoli ne stiamo facendo da un bel po' di anni e abbiamo sempre cercato nella struttura, come fosse un format, di trovare sempre delle chiavi nuove di andare avanti, ma sicuramente le esperienze della diga, dei Persiano a Fiumana sopra a tutti, e degli spettacoli fatti anche il primo spettacolo ad Apricale, lo spettacolo fatto a Finale in quattro stazioni nella grotta, sulla spiaggia, in un chiostro. Queste esperienze sono diventate fondamentali per creare un modo di una formula teatrale che ha una grandissima qualità, quella di arrivare anche al pubblico che non va a teatro. Noi a Apricale ogni anno abbiamo, adesso purtroppo sono 2 anni con questo che manchiamo da Apricale, ma noi abbiamo 800 persone a sera, 900 persone a sera, chiaramente non è tutto pubblico teatrale, però questi spettacoli creano un rapporto con lo spettatore che va al di là del teatro, diventa comunicazione, diventa cultura nel senso più ampio, e credo che sia una formula, un'abitudine di fare teatro in modo diverso, che porta l'attore a diretto contatto con lo spettatore. Non c'è più altro che il quarta parete, proprio non c'è più la dimensione teatrale convenzionale, scompare in forma, in sostituzione entra una forma di teatro narrativo, come davvero le storie dei nonni raccontate davanti al focolare. I focolari non ci sono più, ma c'è ancora il Teatro della Tosse. E per recitare in questi spettacoli ci vogliono anche delle qualità particolari. Cioè, noi spesso quando scegliamo gli attori, ancora oggi per gli spettacoli estivi, diciamo non dobbiamo cercare necessariamente un bravo attore nel senso assoluto del termine, ma un attore che sia in grado di relazionarsi al pubblico in questo modo. E naturalmente l'attore che più con noi ha lavorato facendo in tutti gli anni con Tonino e poi fino agli ultimi spettacoli estivi del Teatro della Tosse, che rappresenta questo modo di fare spettacolo, è Enrico Campanati,
che oggi avrebbe dovuto essere con noi ma che non ha potuto esserci, quindi che vi saluta, ci chiede di salutare il nostro pubblico invitandolo poi allo spettacolo estivo che faremo e per rincontrarlo sul palcoscenico. Oggi purtroppo non ha potuto partecipare a questa chiacchierata, sarebbe stato molto bello perché Enrico chiaramente rappresenta la memoria storica del Teatro della Tosse, anche se a lui non piace essere la memoria storica, ma è anche il presente, non è soltanto la memoria storica. È passato nelle immagini Bruno Cereseto, che per noi ha rappresentato tantissimo, che ha tradotto in costumi molto spesso il lavoro che i disegni di Emanuele Luzzatti, come ci ha detto Emanuele nei tarocchi, che è stato un attore, infatti nella mostra, nella Luzzatti Experience, uno dei pezzi, che l'unico pezzo dei tarocchi che abbiamo scelto di mettere in mostra è stato proprio il carro, che è il pezzo che recitava Bruno Cereseto. Insomma, ci piace anche omaggiare Bruno con questo pezzo di scenografia, e che insomma questo testo che lui recitava anche in dialetto genovese, insomma, che molti spettatori ricordano, visto che i tarocchi l'abbiamo fatto per davvero migliaia e migliaia di spettatori. Vedere quelle immagini prima di Pescia colpisce tantissimo, perché si vede un'immagine che ti fa pensare pensi alle feste religiose, e invece era teatro. E il teatro non ha più quella dimensione lì, adesso è proprio è la prossima, a un certo punto si vede proprio, no, qui c'è Lele, ma comunque arriva l'immagine in cui proprio hai l'impressione di essere a una festa religiosa, ti aspetti che stia per passare la Madonna o il Santo. Volevo dire una cosa: un giorno mi sono tolto il gusto di fare un calcolo di quanti spettatori avessero visto i tarocchi. Siamo intorno ai 100.000. Beh, non è un numero irrilevante, diciamo. Beh, su Apricale avevamo fatto un conto che in 30 anni di Apricale siamo arrivati attorno ai 200.000 spettatori, quindi stiamo parlando di numeri veramente straordinari. Devo dire che quando l'idea di fare tarocchi è stata di Luzzatti e mi ricordo che ho visto la prova generale e ho detto: ma Tonino, siamo matti, siamo senza una lira, qui ci sono 22 attori, ci seppelliranno. E la prima sera non è venuta tanta gente. Devo riconoscere che è stata la RAI, è venuto Renzo Trotta a fare un servizio bellissimo che andò in onda sul TG3 regionale, e l'indomani arrivarono 200 persone, perché era talmente comunicativo lo spettacolo con quelle immagini che parlò alle persone in un modo immediato. E bisogna tener conto che allora andare al Forte Sperone si faceva un sacco di strada a piedi, eppure scattò qualcosa. Lo spettacolo era gioco, si davano le carte, e quando si fece ad Apricale è successa una mezza catastrofe, nel senso che vennero 1.800 persone in un paese abitato da 300 abitanti. Si bloccarono le strade, i camion rimasero bloccati, non potevano più passare. L'anno dopo il comune decise di riattare una vecchia strada, perché non si poteva più conciliare la presenza del teatro con la presenza del Teatro della Tosse con il traffico normale. Credo che sia, quando si dice che forse la cultura non serve, anche se sembra che con la frase che con la cultura non si mangia non si sia mai stata detta, però diciamo che Apricale, in piccolo, grandissimo esempio, è un modo di dire che il teatro parla a molti. Beh, Maria, io direi che possiamo forse cogliere l'occasione di questa cosa che hai detto su Apricale per fare una promessa a chi ci sta ascoltando. Per noi è stato davvero molto doloroso non andare ad Apricale l'anno scorso, non andarci quest'anno, perché purtroppo le condizioni non ci permettono di andare ad Apricale neanche quest'anno, ma l'anno prossimo ci torniamo, questo è sicuro, per forza di cose, perché così come Apricale ha bisogno del Teatro della Tosse, il Teatro della Tosse ha bisogno di Apricale. Insomma, c'è stata una grandissima reciprocità in questo. Ora abbiamo degli altri ospiti che non sono presenti ma che ci hanno mandato un video, e quindi
chiedo di mandare il video che abbiamo realizzato all'interno della mostra con Alida Cappellini e Giovanni Licheri, che sono scenografi e designers e che ci parleranno di Lele Luzzati. Certo, è un'emozione essere venuti a Genova, alla Borsa, e vedere una mostra di Lele, dove dentro c'è tutto il suo mondo, ma c'è il mondo di Tonino, c'è il mondo del teatro, c'è il teatro, mondo della creatività, c'è il mondo degli amici, c'è il mondo del colore, c'è tutto, insomma, sì, ti viene la lacrimuzza. E si capisce anche che chi ha fatto questa mostra comunque è cresciuto con Lele, perché c'è un amore verso Lele, verso Tonino, verso il teatro della tosse, che soltanto persone cresciute con Lele potevano realizzare una mostra così diversa attraverso, io posso anche capire le difficoltà che ci sono state nel realizzarla, ma proprio una mostra completamente diversa da tante altre fatte soltanto. Comunque io devo dire che la prima volta che sono venuta a Genova e sono entrata al Teatro della Tosse ho scoperto un teatro che non si era mai fatto prima, non lo conoscevo così. Ed era un teatro fatto di rapporti, di interscambio, di persone che lavoravano tutti con lo stesso intento, con la stessa gioia, con la stessa... Poi Tonino e Lele erano una coppia a delinquere proprio, perché hanno fatto di tutto, di più, ed era magico, era un'atmosfera magica. No, ma poi io mi ricordo Tonino e Lele, negli anni in cui io studiavo, volevo fare lo scenografo, volevo lavorare con loro, e andavo a rompergli le scatole a tutte e due, soprattutto a Lele, eccetera. Poi Lele mi ha fatto conoscere Tonino ed è stato un momento esilarante. Cioè, a Genova c'era solo un teatro patinato, che era il Teatro dello Stabile, e molto formale, così, eccetera. E la Tosse è stata, prima della Tosse, perché io poi li ho conosciuti prima della Tosse, diciamo, il modo di fare teatro di Tonino con Lele era rivoluzionario, veramente. Poi da questa rivoluzione è nato un teatro così importante come la Tosse, è nato qualche anno dopo. Ma Tonino. Ci metti anche Aldo Trionfo. Ma ci mettiamo Aldo Trionfo, ci metto anche. Io devo ricordare anche Giancarlo Bignardi. E che Giorgio era molto, Panni ce lo metti. Giorgio Panni, mettiamo tutti loro. Mettiamo anche la Borsa d'Arlecchino, allora in primis, perché da lì poi il Trionfo è venuto fuori tutto, e poi i grandi amici di Lele. Ma Tonino e Lele avevano un rapporto particolare, io mi ricordo, Tonino era fantastico, belli ragazzi, guarda, andiamo, dai, diamoci da fare, tu che cosa fai, palcoscenico, vieni, ed era di una creatività. Anche Tonino si è inventato il teatro sulle navi, sulla nave, si è inventato il teatro al forte, cioè una creatività veramente destabilizzante per una città come Genova, poi diciamo la verità, perché Genova è una città che si ama, si vuole fa anche fuggire, dai. Poi si fugge, a volte si odia, poi quando ritorni la ami. Poi a volte non vedi l'ora di fuggire, però Genova è una città che ha condizionato Lele, ha condizionato tutti noi, perché io veramente quando passo da Castelletto e vedo l'entrata nelle case, quando accompagnavo Lele a casa nella spianata sopra Castelletto, mi diceva: guarda Giovanni, le vedi? Quelle sono proprio come si entra in casa a Genova, si entra in casa attraverso queste passerelle volanti. Grazie. Allora, siamo arrivati a un saluto di chiusura di questi collage che abbiamo proposto. È un saluto che faccio naturalmente con un invito. La mostra Luzzati Experience può essere ancora visitata fino al 3 di luglio e poi speriamo che potrà essere visitata ancora di nuovo, magari in un altro spazio in autunno, ma su questo insomma ci stiamo lavorando. Intanto fino al 3 di luglio non perdete l'occasione di andarla a vedere, perché insomma, come ci hanno raccontato tutti i testimoni, non solo noi che l'abbiamo fatta, è veramente un modo per rincontrare Luzzati, quindi insomma vi invitiamo ad andare a vedere la mostra. Vi diamo naturalmente un altro appuntamento importante, che è quello di continuare a venire a teatro. Già quest'estate noi saremo alla Villa Duchessa di Galliera, continuando a lavorare
e a omaggiare quello che è il lavoro di Luzzati e di Tonino, quello che abbiamo imparato da loro. Noi cerchiamo di continuare a farlo, pensiamo di riuscire a farlo ancora, e quindi insomma vi aspettiamo alla Villa Duchessa di Galliera con il nostro spettacolo estivo, che sarà un flauto magico, proprio per continuare a lavorare nel segno di Emanuele Luzzati. E poi insomma speriamo di poter finalmente davvero tornare tutti a teatro. Questa serie di incontri è iniziata online quando i teatri erano chiusi, adesso i teatri si sono riaperti e insomma, visto il coraggio che ci hanno dimostrato le persone che hanno costruito questo posto, noi continueremo coraggiosamente a fare teatro e speriamo di riuscire a tenere le porte aperte. Insomma, ci metteremo anche di traverso, metteremo i piedi nella porta in modo che il teatro non si chiuda più, per poterci rincontrare ancora qui. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao. If I find myself at the end of the world, all alone and without you, floating down the river to the sea, golden sunsets over me, well, I'd have my speech ready. Just what I'd say. Oh, darling, you know my famous last words would be, I love you. If I find myself on the road to heaven, Saint Peter by my and triumphs are, well, I know what I would tell you. I know just what I'd say. My darling, you know my famous last words of me, baby, tell it where you are. You know your life is like a shooting star, a shooting star, a shooting star, a shooting star. If I find myself at the end of where you are. You know your life.
Speech of Willie.